Ci siete? Ok. Tanto sì. Oh, mi sembra un registro. Comunque quello è il concetto. Allora devo portarvi un po' più. Sì, allora, sembrava proprio che stesse parlando del carro. Perché fa davvero il registro? Beh. Ah, guardate che io ho aperto lì per il cambio d'aria. Però siccome fuori è più basso di qua, pensateci voi a queste cose qua. In particolare tu non pigliarti l'aria. È tutto a posto questo. Sono io che fa stare la e adesso? Allora, in pratica abbiamo visto i legami, ormai questa è la quarta, no? Quindi quattro volte fa, abbiamo visto i legami tra i simboli di Christoffel e il tensore metrico, che in pratica è la 21, questa qui, gamma IKL, il mezzo di questa qui. Sì, che ormai bisogna ricordarsela del nome. Il punto di partenza, ve la ricordo ancora, no? La I alta se la piglia la G controvariante, però il secondo indice della G controvariante sarà quello, sì, quello muto che serve per la sommatoria. E poi... io ricordo così che la I alta ha solo la G I alta. Sì, esatto. E poi questo indice, ecco, la prima cosa da ricordare è che questo indice deve essere quello della derivata che ha il meno. Allora, meno di G su dxm, e quindi gli indici rimasti li devo mettere a G. KL. Mamma mia, è tutto alto. Ci sei? Sì, ciao, buonasera, come va? Bene, ciao, bene. Ciao, buonasera. Ma tu torni dall'Austria? O... No, è che settimana scorsa recuperare tutto quello che ho perso la settimana che sono in Austria. Sì, ma io non accetto. Ho fatto sempre delle ore impossibili. Io non accetto giustifiche se non sono firmate. Quindi niente. Ah, cazzarola. Aspetta, che vado a chiamare mia mamma. Ah, e io online? ti trovi tua madre subito lì online? Allora, faccio partire... Aspetta... Che cosa? Allora, aspetta, mi attacco la LAN. Forse ti perdo. Vediamo un po' se succede, se funziona. Sì. Un attimo, vediamo. Abbassiamo noi o diciamo a lui di abbassare? Abbassa il volume, tu. Non ho già abbassato. Sì, ma se abbassi qua poi la registrazione non si sente. Niente, non mi sono accorto, sì, che mi ho attaccato la LAN e idro con il wifi, quindi era un po' lento. Marco, così dovrebbe andare meglio. Marco, abbassa il tuo volume, per piacere, il tuo volume del tuo altoparlante. Aspetta, come faccio abbassare? Non azzerarlo, ma lo abbassa. Il tuo, non il mio. Sì, sì, sì. Beh, tu non posso abbassarlo. Esatto, ma in termini aulici. È partito Mi mandi il se non parte abbassatelo, che sei troppo alto, se no devo abbassarlo io qua. No, aspetta, sto cercando, non so dov'è, non lo trovo. E allora non parlare, perché adesso sei alto. Ma non voglio diventare un pro. No thanks. Mi dà lo sconto del 50%. Ma il 50% di sconto su zero io meno. Ok. Mo te lo mando. Guarda, sentiamo persino il tuo respiro. Sembri Darth Vader. Esatto. Ecco, te l'ho mandato. Ma che, lui non ci ascolta. Vabbè, devo abbassarlo io. Non riesco. Vabbè, abbasso io, però abbasso di qua. Tu che sei a palla. Certo, ma per le registrazioni. Vedi, mi si muovono qui, vedi. Da qui posso chiudere. No, così quelli che poi eventualmente ascoltassero c'erano, cioè giusto non loro. Vabbè, ci siete tutti e andiamo.
Allora, quindi vabbè, abbiamo visto questa cosa qua, di ricordarsi quello, vabbè, tra un po' questo lo metto, voi ce l'avete già, ma un po' ci ho aggiunto delle cose. Tu stai vedendo? Marco. Sto collegando, sto cercando il microfono, ma non lo trovo. No, lascia perdere, ho provveduto io di qua. Dicevo, ti sei collegato? No, no, adesso lo faccio. Vabbè, ecco, siamo al 32.3. Movimento di una particella in un campo di gravitazione. Va bene? Dai, questo dovrebbe essere interessante. In pratica, quando troviamo questo movimento, abbiamo la caduta libera di una particella in un campo gravitazionale. Il movimento di una particella libera materiale in relatività ristretta, questo l'avevamo già visto, è determinato dal principio di minimazione e quindi che è espresso col calcolo delle variazioni. Delta è l'operatore di variazione nel calcolo delle variazioni. Delta S è l'azione, è uguale a meno MC integrato su DS. E questo delta S, che è la variazione prima, deve essere nulla, uguale a zero. In virtù del, ed è la 33, in virtù del quale, principio, una particella si muove in modo tale che la sua linea di universo è un estremale tra due punti di universo dati. Ovvero, nel caso presente, perché siamo in relatività ristretta, una retta. Nello spazio ordinario a tre dimensioni, ciò si traduce con un movimento rettilineo uniforme. Quindi è la caduta che ha scoperto Galileo, no? Però questa è già quella della relatività ristretta. Il movimento di una particella in un campo gravitazionale deve essere determinato dal principio di minimazione scritto nella stessa forma della 33, poiché il campo gravitazionale, secondo Einstein, non è altra cosa che la modificazione della metrica dello spazio-tempo, che si esprime solo nella modificazione di ds in funzione dei differenziali delle dxi. Di conseguenza, in un campo gravitazionale, una particella si muove in modo tale che il suo punto di universo descriva un estremale, chiamato geodetica nel quadro di spazio x0, x1, x2, x3. Ma poiché in presenza di un campo di gravitazione lo spazio-tempo è non galileiano, ovvero, come dice la letteratura contemporanea, minkowskiana, questa linea non è una retta e il movimento spaziale reale della particella non è uniforme e non è rettilineo. Forse è inutile che ripeta, non è uniforme. Al posto di rifare il percorso di ragionamento a partire direttamente dal principio di minimazione, per il percorso diretto a vedere il problema alla fine di questo notebook, poi come ci arriviamo, può essere più semplice cercare l'equazione del moto di una particella in un campo gravitazionale generalizzando adeguatamente le equazioni differenziali del movimento libero di una particella in relatività ristretta, cioè quelle che abbiamo già ottenute, cioè in un quadrisistema di coordinate spazio-temporali galileane. Facendo così stiamo applicando all'inverso il principio di equivalenza. Il principio di equivalenza, perché se noi avessimo già le equazioni del moto nelle coordinate curvilinee, sappiamo che in ogni punto dello spazio-tempo sappiamo per il principio di equivalenza che in ogni punto dello spazio-tempo possiamo ridurre le gamma a zero e quindi avere il moto su una situazione, come dire, diciamo lineare, che diventa coordinate galileane in quel punto, no? Localmente geodetico il moto, e quindi avremmo la scrittura della relatività ristretta. Però in un punto e in un intorno di questo punto. Però da un punto di vista fisico, questo intorno è grande quanto il sistema solare, o un po' di più, può anche quasi arrivare a 10 giorni luce, se vuoi, l'estensione. Per le nostre dimensioni. Se pensi che il Voyager, che si è mosso per 40 anni, ha fatto a malapena 17-18 ore luce, capite che 10 giorni luce sono... Va bene.
Allora, a questo punto partiamo dalle equazioni scritte in relatività ristretta. Beh, in relatività ristretta le equazioni del moto cosa sono? Ci sei Marco, vero? Sì, sono qui, sono qui. Sono du i derivato rispetto a ds uguale a zero. Se che cos'è? S è sempre, sempre la separazione La separazione. spazio-temporale, Cioè, se ovvero grande interazione. l'intervallo S grande, sì, Grande. l'intervallo spazio-temporale. Invece UI è la quadrivelocità. Oppure, più compattamente, E quella è un'accelerazione. Stai dicendo che non ci sono accelerazioni. allora, se vuoi chiamarla accelerazione, e chiama l'accelerazione, così non... Derivato di una Io non quadrivelocità. posso chiamarla accelerazione, perché S non è tempo. Sì, ho capito, accelerazione si intende. Eh no, è un abuso di linguaggio. L'accelerazione è l'accelerazione Quindi quando derivi rispetto al tempo. va bene. Se no, quella la chiami derivata seconda. Vabbè, Ok, perché io ho sempre chiamato accelerazione, ma è un abuso di linguaggio, no? Ora, ma siccome perché? la... Per Ma difetto. perché la grandezza di Einstein è aver fatto capire che la forza è un concetto antropomorfo e non esiste in natura. Non ci sono più le forze. Ci sono soltanto quando riduciamo tutto a livello fenomenologico della nostra grandezza, no? Della nostra dimensione. Ma nella realtà dei fatti non ci sono le forze. La forza non è un invariante relativistico. Scusa un secondo, ma Prego. quindi quando parli di forze fondamentali stai parlando di nulla, allora vuoi dirmi? No, no, non che stai parlando di nulla, è che hanno preso la via che denigrano Einstein e quindi tutto il mondo adesso parla delle quattro interazioni fondamentali. Poi dice, ma quella gravitazionale è un po' diversa, perché in effetti non sono mai riusciti a ridurla a un'interazione, no? Però voglio dire, capite che il gioco sporco c'è dietro, no? Sì. Cioè, quindi sostanzialmente dici che già sono già unificate alla fine, nel senso che non esistono, o Infatti, meglio. no, ma non solo che non esistono, non è così banale, in realtà sono già No, era, sto unificate, sono già banalizzando. unificate, ma in più c'è un altro aspetto. Da ciò deriva un'incompatibilità tra la quantistica e la relatività, no? Generale, intendo. Invece non c'è affatto. Vabbè, comunque adesso non voglio affrontare questo discorso. Allora, dV su dS uguale 0. Ora, queste sono derivate. Se le moltiplichiamo per il differenziale di S, queste diventano il differenziale della velocità, delle quadre di velocità uguale a zero. Adesso, UI, scritta però rispetto all'evento, è dxi su ds, ed è la quadra di velocità. Scusa, senta, ma quando tu dici che le equazioni del moto dipendono da quell'equazione. No, queste sono le equazioni del moto in relatività Sì, ristretta. quando Ma tu non è che sai, dipendono, chi è che dipende? quando tu dici che quelle sono le equazioni del moto, intendi dire una cosa precisa, che le derivate seconde sono nulle, e quindi si può interpretare fisicamente nel senso che non ci sono forze. Il punto è questo, noi dobbiamo dire le leggi fisiche in una forma in cui tutti sono d'accordo, Ok, quindi allora. non deve dipendere dal particolare osservatore, dal particolare sistema. Se tu mi dici così, è vero, ma nel tuo sistema, di te osservatore, ma nel mio sarebbe diverso, Allora perché scrivi l'equazione? no? Ma questa equazione non è l'equazione di una forza, non è un'accelerazione, e quindi la posso scrivere. Senso fisico ha? Ha un senso Tensore del fisico della Madonna, che è quello che abbiamo detto prima, cioè la deformazione della metrica è il campo gravitazionale. Questo principio che ha scoperto Einstein è una cosa fondamentale. E quindi queste cose qui che sembrano geodetiche perché legate a una, cioè che sembrano geometriche perché legate a una geometria dello spazio-tempo, esprimono in una forma che non è più puramente solo dinamica, ma anche cinematica, però in un sino, in un tangolo un po' incredibile, il concetto fisico che ha tirato fuori Einstein. Se poi vuoi chiarire le cose, puoi tornare alla separazione spazio-temporale. Ti metti in un sistema e torni indietro. Tornando indietro trovi la fenomenologia prima della ristretta, poi se limiti le tue velocità, quella newtoniana, galileiana, tradizionale. Tu scusi, vuoi dire che
versa in un stentagled, secondo la, è questo che tu hai detto? Secondo Einstein, perché tutti quanti si scordano un fatto, che il concetto di entanglement, chi è che l'ha scoperto? Einstein ti ha detto che con il paradosso di PR, Einstein. Col paradosso di? PR. Ah, certo, intanto non è un paradosso, è il nome che gli danno il mondo anglosassone. Comunque, certo, con l'articolo che viene chiamato EPR del 35, Einstein fa vedere che quindi se certe cose vanno in un certo modo, le cose devono essere in quel modo lì entangle. Poi la parola entangle la tira fuori 6 mesi dopo Schrödinger, no? In più c'è anche l'altro aspetto, che quando sono andati a fare le misure per vedere, verificare le disuguaglianze di Bell, si sono viste che, certe, che le misure prevalentemente confermano il concetto delle disuguaglianze di Bell. Allora tutti a dire, ecco che Einstein ha sbagliato. No. Tu c'eri quando l'ho fatto con te. Mi è sfuggita questa cosa, scusami. Se mi dici questa cosa presuppone che tu, che io sappia di, ripeti la cosa, no? Così capisco cosa vuoi dire. Ti è sfuggita? No, mi è sfuggito. Tu hai detto che dopo che Bell ha scoperto le sue diseguaglianze, hanno detto che non dopo che le hanno scoperte, cioè come si chiama? Bell imposta le disuguaglianze di Bell, va bene? Però per quasi 30 anni sono rimaste un pensiero astratto, poi hanno capito che potevano fare delle misure quantistiche, no? E discriminare, sono le misure di aspect di quell'altro, che le hanno fatte verso la fine degli anni 90 e continuano a farle adesso, no? C'è Zeilinger, quello di Vienna. Sì. Forse ho detto il nome sbagliato, ora non mi ricordo. Fatto sta, diciamo, che dal punto di vista sperimentale viene confermata la logica quantistica, cioè che le disuguaglianze dicono, non valgono come fossero classiche, ma come se fossero quantistiche, capito? La forma quantistica. Sì. Allora tutti a dire che Einstein è smentito perché la prova è quella. Invece non è così. Non c'è la smentita di Einstein. Perché se tu accetti il risultato sperimentale che dimostra che le disuguaglianze di Bell sono verificate, stai accettando che la meccanica quantistica è... non locale. Capito? È locale? Non locale. Sì, io intanto ho sentito dei bombi e io ripeto. Quindi... La non località però crea un problema della miseria, quindi tutti poi se la mettono sotto il tappeto, no? Invece la non località, ma adesso perché devo parlare della quantistica? Non c'è una cosa. Questa equazione, qui la velocità, la velocità, da dove arriva? Dal principio di minimazione o dal principio di equivalenza? No, dal principio di minimazione, no? Dal principio di equivalenza viene fuori il concetto che stiamo facendo da du i uguale a 0 con la d piccola alla d grande che sì, ce n'è tanta cosa. Ma questa equazione qua deriva dal principio di minimazione. Sì, infatti sono equazioni differenziali che esprimono il moto della particella in caduta libera. Il moto libero della particella. Libero, dove il concetto libero vuol dire che non ci sono potenziali, quindi forze. Questa roba lì deriva dalle equazioni di Euler. Cioè quelle lì sono la forma delle equazioni di Euler e Lagrange, anche se sono scritte in quel modo lì. Quindi assodato che è quello che vi ho detto di chiamarlo differenziale covariante, se volete chiamarlo così. Allora, in coordinate spazio-temporali curviline, l'equazione di UI uguale a 0 col D, il differenziale tipico, tradizionale nostro, si generalizza come segue. D grande UI uguale a 0, dove D grande dovete scrivere di UI, quello che è scritto sotto, no? Più gamma, la connessione delle vicinità, IKL, UK di XL uguale a 0.
Quindi queste sono le equazioni del moto in coordinate curvilinee, mentre queste sono le equazioni del moto in coordinate galileiane oppure minkowskiane. Vedete infatti che tutte le gambe nulle, e quindi da qui andiamo là. Avete visto? Se le gambe sono nulle perché siamo piatti, viene fuori di i uguale a 0. Ecco, siccome qui il concetto è che abbiamo applicato un operatore che è la di grande. L'operatore è di piccolo più le gamma moltiplicate per il differenziale degli eventi. Ora, siccome qui c'è un po' di misto, perché c'è un differenziale della quadri velocità e poi c'è un differenziale dell'evento, riduciamo tutti a differenziali o derivate degli eventi. Ecco. E allora invece di usare i differenziali, che è banale, usiamo le derivate. Allora dividiamo per ds formalmente, no? In realtà è il solito meccanismo. Allora se dividiamo per ds abbiamo dui fratto ds più gamma IKL UK di XL fratto DS, ed è ancora uguale a 0, perché questo è il fattore che moltiplicato per DS mi dà quello di sopra, e quello di sopra è uguale a 0. Legge l'annullamento del prodotto, uno dei fattori, almeno uno dei fattori deve essere nullo, questo è quello di 1. Qui potrebbe tutti di 1. No, ancora no. No, mi dispiace. No. No, no, il distorto ancora no. Era un po', ma di su DS è la derivata. Di DS è la derivata. Allora, questa non è una derivata, perché io vado da 0 a 3, quindi sono 4 derivate. Per ogni valore di I su DS è la derivata di I. Ecco, ma non siamo ancora a livello delle parziali, porco cane, te l'ho detto prima. Non siamo ancora a livello parziale, c'è un piccolo passo che devi fare per fare le parziali, quindi non è quello. Cioè, altrimenti perché le scriviamo dritte? Dici, le hai scritte dritte, ma potresti... No. Infatti ti... Normalmente sono con simboli diversi, quindi differenziali e per le ecco, ma qui stiamo usando le dritte perché stiamo parlando di derivate nel senso di... derivate che si ottengono come rapporti di due differenziali. Siamo ancora dentro questa metafora, non dentro la metafora della derivata. Capito? Quella necessità lì c'è perché nella struttura sopra c'è il DUI e il DXL che sono non abbiamo ancora fatto il passo di entrare dentro le derivate parziali di qualche funzione, perché non abbiamo ancora il sistema di coordinate espresso dalle funzioni, che quando verrà espresso dalle funzioni quella roba lì si trasformerà in equazioni differenziali o derivate parziali. Adesso invece non stiamo parlando di quelle, perché la XI non è specializzata, la UI non è specializzata, è chiaro? Quindi dobbiamo stare un momento in qua. Quando abbiamo le derivate parziali siamo già dentro una struttura specializzata della UI e della UCI, in cui diciamo ogni componente come dipende da determinate variabili e quindi siamo in un passo più avanti e siamo andati più verso un fatto pratico, e quindi abbiamo perso il livello astratto teorico. Io mi nervosisco, no? Nel senso che non è che non ci voglio andare verso la parte pratica, ma non è ancora il momento, tutto lì. Sì, ma no, è la risposta lì, dico, non è ancora il momento. Forse è una quisquilia quella che dico io, però. Quindi per cui di un differenziale rispetto alla stessa cosa, e di essere no, aspetta. È un differenziale della UI, cioè ci stiamo fermando soltanto. No, scusa, se tu mi dici. Io ti chiedo, mi dici per favore una lettera simbolo per una variabile che tu hai in mente? E tu mi dici sì. Una lettera, xi. Sì. Ecco, il dxi è il differenziale, non mi devi dire rispetto a cosa. No, è fondamentale, non capisco. No, non è vero. Cioè, quanto varia quell'altro, non è una roba di tanto, non è di dover filosofare poesia. Quanto varia questo, quanto cresce una pianta rispetto a... Adesso vi faccio una domanda.
quello che stai dicendo tu è che invece di darmi una variabile, tu vuoi darmi una funzione xi di qualcosa, giusto? Ecco, invece ti ho detto dammi una variabile, quindi un simbolo che sia una variabile. Finché la consideriamo variabile, non ci stiamo preoccupando da cosa dipende e quindi non andiamo a vedere la dipendenza. Quando mi dai la funzione, io ti faccio notare che tu, se mi dai quella specializzazione xi, funzione della x per esempio, no? È una cosa particolare. Allora lui potrebbe darmi xi di x e di y, ed è diversa dalla tua. Marco mi dice xi di x, di y, z e di a, capisci? E sono tutte cose diverse. Quante forme possiamo scegliere? Infinite. E quindi, mentre ce le teniamo come di xi tutte le possibili scelte, tu invece vai verso una scelta. Qualche tipo di relazione tra U e S e A e S. Ma è dato dalla premessa del differenziale come concetto. Ecco, sta dicendo una cosa giusta stavolta, perché il concetto di differenziale, no, il concetto di differenziale, quando vogliamo specializzarlo, sarà sempre una derivata per l'incremento della variabile della funzione che stiamo derivando. Non è come dire niente, ma c'è un collegamento tra le ma non è immediato quello che stiamo dicendo. Se ne frega se è immediato o meno, perché se c'è immediato c'è un collegamento, sì. Answer is yes. No, 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 allora io devo dire no, perché lui si piglia tutto, no? Gli do un'unghia e si piglia tutto il braccio. Non c'è nessun collegamento finché non mi dici qual è il collegamento. Ok, ma comunque prima o poi ci sarà un cazzo di collegamento. Ma vedi, tu stai dicendo, siccome quando io ti do il collegamento è esplicito, quando le cose sono implicite c'è sempre il collegamento. Questa è una cazzata operazionale, capisci? Che ti preclude qualunque sviluppo. Quindi è un rapporto tra due cose che non ha nessun rapporto tra le cose. Ma no, non stiamo mettendo la nostra attenzione di cervelli di questo mondo sulla relazione che ci potrebbe essere tra la UI e la S, non ce ne preoccupiamo adesso, finché non dobbiamo andare verso un'applicazione. Madonna, ma è sempre lo stesso problema, vero? Quasi. Ho sfumature dello stesso. Allora, siccome abbiamo DUI su DS, questa... stiamo andando verso quel che dice lui, è quasi una derivata, no? Invece io sto dicendo, questo è il rapporto di due differenziali. Allora, se vogliamo andare verso un pochino di specializzazione, diciamo che dUI su dS è il rapporto tra differenziali che dà una derivata. Allora, l'operatore di derivata lo prendiamo come un elemento astratto unico e lo chiamiamo, vedete, D su dS applicato a una UI. Così stiamo mettendo in evidenza che questa UI non è un livello elementare, è una funzione quando scriviamo così. Quindi da qui è un livello elementare. Qui gli stiamo dando una caratteristica di essere funzione. Nel frattempo c'è gamma IKL UK che è rimasto tale quale. Vedete, gamma IKL UK di XL su XS. Adesso però, quando abbiamo la UI separata dall'operatore di derivata rispetto a S, UI è sempre lei, questa qui. E allora procediamo piano piano, rimettiamo al posto di UI di XI su DS. A questo punto anche questa UK la possiamo mettere nella forma... Stai parlando? No. No. Ok, basta, basta. Niente, basta, non ti preoccupare. Di XI su DS. Ok? A questo punto anche qui la XI la togliamo dicendo che è una funzione. Così i due operatori D su DS e D su DS formalmente li moltiplichiamo e viene D quadro su DS quadro e poi la XI che era una funzione la rimettiamo a livello elementare e la mettiamo lì. E quindi abbiamo D quadro XI e questo D quadro è una cosa alla quale non siamo mai abituati, ma è un differenziale secondo, capito? Che è un'altra cosa, fratto DS quadro, che è il quadrato del differenziale S. Ci sono, ci sono intere teorie matematiche su sti cavoli di vera. No, tra l'altro, non si fa che il differenziale secondo, io non me lo figuro. Vabbè, non me ne frega niente. Comunque si fa molto semplice. C'è la variazione prima, c'è anche la variazione seconda. Ci
sono le differenze finite prime, ci sono anche le differenze finite seconde, le terze, le quarte, così. E sono tutti operatori strani da un punto di vista algebrico, ai quali non siamo abituati, e vanno sviluppati, ma adesso non ci voglio fare questa teoria. Questo lo sto cercando per lui. Sì, parallelamente. La prima prossima con una retta, la seconda con una quadra. Vedi questo, Foundations of Differential Geometry. Sono due libri. Fai in modo di procurarti questo libro qui, differenziato, e così hai tutta la parte matematica che ti spiega cosa cavolo sono i tensori, cosa sono le connessioni. Kobayashi no Mitsu, perché Katsumi? Chi l'ha scritto? Dov'è? Qualcuno ha scritto Katsumi. No, ha sbagliato, è Kobayashi si chiama, Kobayashi non Katsumi. Ma è chiaro che chi scrive queste cose a volte si sbaglia, vedete Kobayashi, non so perché c'è Katsumi. Perché l'altro si fa. Sì, lo so, ma non so perché lì. Due fratelli, uno c'è Kobayashi e uno c'è Katsumi, ho scritto la bastiera. Ma no. Ma no, è l'errore di uno che ha scritto sta cosa. Qua c'è Sohoshi Kobayashi autore, Katsumi autore. Dove lo stai dicendo? Tutta la zona. Allora. Sì. Allora, ok, posso dire così. Il testo si chiama Kobayashi Nomizu. Kobayashi è un matematico e Nomizu è un suo allievo, un matematico anche lui. Chiaro che poi hanno dei nomi propri. Qui hanno scritto soltanto il libro di Katsumi Nomizu, che vuol dire il suo nome proprio e il suo cognome, ma non hanno citato l'altro. Vabbè, quindi ti sto dicendo, se tu guardi. No, questo è un mattone fondamentale in cui c'è tutta la roba che vuoi tu, ti parte dagli endomorfismi, dagli omeomorfismi e ti spiega che cosa sono tutto il resto. Quindi siccome ogni volta mi... No, guarda, stavo guardando qua, guarda, c'è tutto lui, è il volume 1, il primo. Questo. Bello, quindi uno se lo può prendere da qui. Qui tomir.free.fr francese. Anche a te? E anche a te Marco? Cosa, scusa? Certo, no, ok. Suo animo. È così che si risponde, bravo. No, è che ogni tanto non si stanno le parole, cioè sento distorto più che non sento. Sì, perché abbiamo un problema con il distorto e con il distorto. Ho la strana impressione che ti stiano prendendo per i pannelli, però io non ci metto lingua. Allora, se sto... Componi. Ma no, l'ordine, vedi che sta... Ancora sta lodando. Sta lodando il Signore. Stai mandando tutti i... Link, no, non tutti. E che ne so io cosa ci metto? Ecco qua. Allora, questo... sappiamo chi è. Lì come si chiama? Aspetta, Albert. Sai perché si scrive in minuscolo? Marco. Marco. A colonnello? Ma no, lui non lo vuole. Glielo mando? No. Glielo mando? No, non volevo dire, dovevo metterlo nel subject. Sì.
qualcosa che interessasse. Una battuta, ma non voglio fare le battute, lui parte e poi mi danno tutte le barzellette che c'è in un sito ogni giorno. Vabbè. Quindi allora la 35 è scritta come? Derivata seconda, così lui è contento, però dritta, quindi ordinaria, rispetto a S al quadrato, quindi derivata seconda, più gamma IKL per la derivata prima XK per la derivata prima XL. Uguale zero. Tali sono le equazioni del moto cercato. Quindi vedete come è veloce applicando il principio di equivalenza. Il movimento di una particella. Ancora non ce l'hai spiegato, ma noi ci vediamo. No, ne abbiamo parlato nel 30, nel 31, nel 32. Il movimento di una particella in un campo di gravitazione è definito dalle quantità gamma IKL. Cosa adesso lui è contento? La derivata D2XI di S quadro è la quadri accelerazione della particella. Quando l'ho detto io era una treno. Tu hai detto accelerazione, non hai detto quadro. Ne risulta che possiamo chiamare la quantità, che lì non c'è la M, no? Meno gamma. Meno gamma IKL UKL, la quadriforza tra virgolette, agente sulla particella nel campo di gravitazione. È chiaro che Landau cerca di portare tutto a quel livello fenomenologico, così la gente un po' capisce rispetto a tutti questi simboli, no? Ma è tutto improprio. Poi la gente invece cosa fa? Piglia come proprio questo fatto e comincia e continua. Ditegli qualcosa. Ditegli qualcosa. Si perde tanto. Gli ho detto qualcosa o glielo devo dire? Stai grattando il formaggio, Marco. Marco! Allora! No, gli occhiali ma sono occhiali tuoi o di qualche pachidermo? No, miei. Ne risulta che possiamo chiamare la quantità meno m gamma IKL UKL la quadriforza agente sulla particella nel campo di gravitazione. Il tensore GIK gioca allora il ruolo dei, tra virgolette, potenziali del campo di gravitazione. Le sue derivate definiscono il campo gamma IKL, per cui gamma IKL potete quasi chiamarlo la forza di gravità, però notando che è un uso improprio. Ma però se vuoi, qua c'è una cosa importante, il principio di equivalenza è stato assodato, non mi ricordo, e cosa dice quel principio? Per cui io non lo vedo mai, però qua mi allora, sentite, il principio di equivalenza perché nella letteratura moderna, contemporanea, ogni volta dice per il principio di equivalenza facciamo questo, quindi è riferito a quel fatto lì che ve l'ho citato, per non ci serve adesso, quindi allora se vogliamo analizzare il principio di equivalenza ci sono 6 o 7 forme del principio, c'è il principio di equivalenza debole, c'è il principio di equivalenza forte, c'è quello che ha detto Einstein, c'è quello che l'ha detto tutti quelli che hanno lavorato dopo Einstein, che però dicono che Einstein si sbagliava, e quindi è una polemica enorme, lunghissima, quindi non fatemi entrare in quel campo lì, tutto lì. Io ho detto il principio di equivalenza in parole povere è tu ti trovi in una situazione di relatività generale spazio-tempo curvo, hai usato le tue coordinate che hai preso da qualche chart, da qualche cosa, e adesso in questa situazione curva ti trovi per esempio in un punto, scegli tu un punto, in quel punto puoi prendere tutte le equazioni che descrivono la situazione curva, linearizzare e sei a quel livello lì. Questa linearizzazione che fai viene chiamata principio di equivalenza. Cioè la condizione di possibilità. In realtà perché viene chiamata principio di equivalenza? Perché Einstein, quando stava cercando di scoprire le varie cose, siamo nel 1907, dice: se sono dentro un ascensore in caduta libera e ho in mano qualcosa, quelle due cose non sentono il peso reciproco. E quindi principio di equivalenza, la situazione di caduta libera dell'ascensore è equivalente a un ascensore che viene tirato su con meno g, con meno la meno g in su, no? Cioè un razzo che tira su
la sua. E quindi io, ma no, in quel caso non sarei in caduta libera, mi stavo... No, al di là del dettaglio del calcolo, allora lui quando scopre la ristretta, dopo neppure qualche mese, cioè dopo 18 mesi, non è contento, perché la ristretta è un giocattolo, anche se, perché è ristretta ai sistemi inerziali. I sistemi inerziali, vammela a tirare fuori un sistema inerziale nella pratica, dice. Allora dice, come faccio a generalizzare alla situazione? Quindi devo cercare di farlo a sistemi non inerziali, che sono i sistemi accelerati o i sistemi inerziali sottoposti a un campo gravitazionale. E allora trova che c'è equivalenza tra il campo gravitazionale e il campo di accelerazione che ci metti per rendere zero il campo gravitazionale. E quello lo chiama principio di equivalenza. E poi si approfondisce questo concetto, ma... Quindi queste cose qui le sappiamo già, per questo è che ci correggo sempre. Finché non troveremo il modo espresso, poi c'è tutta la discussione del principio di Mach, quanto vale, quanto non vale, quindi io vorrei prima avere gli strumenti e poi facciamo tutte le considerazioni giuste che devo fare. Notare anche la forma dell'equazione del moto scritta mediante le componenti covarianti della quadri accelerazione. Dalla condizione in cui scriviamo la quadri velocità in forma covariante, quindi UI l'indice in basso, il differenziale covariante di UI è uguale a 0, si deduce che di UI su DS meno gamma, però la gamma è la forma quella che ha tutti gli indici bassi, K, questa virgola serve solo a separare e dire che K è quell'indice che nell'altra starebbe in alto. Quindi gamma K virgola IL UK UL è uguale a 0. Sostituendo qui a gamma K virgola IL la sua espressione 20, due termini si riducono e resta questa. Quindi nella forma covariante la scrittura è più semplice, vedete, perché non compare più la piegatura gamma, c'è soltanto la G. DUI su DS meno un mezzo di GKL su DXL un K uguale a 0. Però c'è la derivata della GKL. Guardate che qui abbiamo citato la 20, e se uno non va a vedere cos'è la 20, si perde. Allora ditelo che vado su a cercare la 20. Vado, che sei abbastanza artiglioso. No, se voi fate richieste di chiarimenti di questo tipo, io non mi pongo per niente. Allora, e siamo. Ecco qua. Vedete, la gamma è questa. Cioè, quella di scrivere la seconda specie, no, delle gamme, gamma IKL, che sono fatte così. Però poi... Aspetta? No, non mi sto spostando. Sì, perché hai tolto la energia. Sì, non c'è. Ok, sì, vabbè, sì, però bene. Adesso mi fermo. Per 34. 35, eccolo qua. Quindi, questa è l'equazione del moto in forma covariante, che sembra un po' più semplice perché fa intervenire soltanto la G, la metrica. Sì, G covariante. Con una scelta adatta del sistema di coordinate si può sempre annullare tutte le gamme IKL in ogni punto dello spazio-tempo. Questa frase è un riassunto del principio di equivalenza. Perché questo lo puoi fare matematicamente, no? Ma perché lo puoi fare? Perché vale il principio di equivalenza. Ora però l'aggancio tra il principio di equivalenza e questa forma matematica adesso è pesante per me esprimere. Ora si vede che la scelta di un simile riferimento localmente inerziale significa l'esclusione del campo di gravitazione in un volume infinitamente piccolo dato dello spazio-tempo. E la possibilità di una tale scelta è espressa è l'espressione del principio di equivalenza nella teoria relativistica della gravitazione. Ci sono alcuni che riducono la relatività generale a teoria relativistica della gravitazione, e la maggior parte della letteratura mondiale fa così. Però guardate che la teoria della relatività generale e la teoria relativistica della gravitazione sono due cose diverse, nel senso che questa teoria è compresa dentro la teoria della relatività generale, ma non la esaurisce. Ma qui è Landau? Sì, è perché Landau
è andato a studiare con Bob, no? Quindi dal punto di vista quantistico, quindi è tutto incorporato dentro gli altri, poi è andato, poi è ritornato in Unione Sovietica e quindi doveva stare schiscio come parlare, come non parlare, eccetera. Aspetta, quando dici quella? Non... Ora si vede, trascende. Localmente universale vuol dire che le gambe sono quelle. Sì, ed è quello del sistema localmente geodetico che abbiamo visto qui. Localmente geodetico. Significa l'esclusione del campo. Cioè, esclusione nel senso che la azzeriamo, non esclusione in un altro senso. In un volume infinitamente piccolo. Sì, ma certo che è importante. Cioè, lo studi un po' di no, lo escludo in quanto potendo annullare tutte le gamma IKL in un dato punto, annullando le gamma che sono le forze, non c'è più il campo, perché se non ci sono le forze del campo non c'è più il campo, no? Ma localmente in quel punto. Ha delle implicazioni fisiche notevolissime questo, però prima è vero pensarla. Quindi che localmente ma è ovvio che ci torneremo sopra, no? Questo è un annuncio di quello che succede, però non dobbiamo limitarci a questo aspetto per cui... cioè non è che risolto questo e poi il resto viene automatico. Di qui il principio di relatività, il principio di equivalenza, in questo caso, può essere espresso come fatto localmente adesso. Questa cosa l'abbiamo già definita, il quadrimpulso di una particella, mi sembra che sia il notebook 3 o 5. Allora, il quadrimpulso di una particella, non in un campo di gravitazione, però non in un campo di gravitazione, è definito come la 36. Però anche in un campo di gravitazione è ancora in quella forma lì, P uguale mc u, dove u è la quadrivelocità. C la velocità della luce, M la massa di quella particella e P è il quadrimpulso. Adesso se vogliamo fare il quadrato succede questo: P alto e P basso vuol dire che dovremmo usare UI alto e UI basso, ma con la stessa I, no? E quindi se fate la sommatoria UI alto e UI basso ci dà 1 in questa situazione. Perché UI che cos'è? UI è questo. Sì, ma questa, la quadrivelocità, ogni componente come fa? La x, pensate alla x, è dx fratto c di t radice di 1 meno v quadro su c quadro. Poi, ora a questo punto, quando fate la sommatoria, state mettendo insieme i numeratori, avendo sotto il denominatore. La somma di questi quadrati vi dà la velocità e quindi avete sopra una cosa che è la stessa che c'è sotto, diviene 1. E il suo quadrato è... qui è soltanto che prendiamo la 36 che è in forma controvariante, scriviamola in forma covariante, quindi con la I in basso, poi le moltiplichiamo o facciamo la contrazione, come volete voi. P, cosa succede? Che la UI da 1, MC per MC, M quadro, C quadro. E quindi questa è la solita espressione di che cosa? Qua è la tipica, no? Ricordatevi che la componente zero del quadrimpulso è l'energia. Quindi qui c'è tutto. Non avete assimilato bene la relatività ristretta? Allora, ci
ci sono problemi tra la 36 e la 37. Bene. Adesso, vi ricordate cos'è P? Il quadro impulso. Adesso tornate indietro mentalmente, cioè tornate alla situazione newtoniana. Nella situazione newtoniana, quello che conta sono le forze e le posizioni, e poi cos'è l'impulso? La quantità di Newton, massa per velocità. Ma nella forma lagrangiana, la derivata della lagrangiana rispetto alle velocità si chiama impulso. Perché se stiamo in forma della lagrangiana secondo la velocità si chiama impulso. Vi faccio l'esempio banale: supponete di avere una particella libera, la lagrangiana coincide con l'energia cinetica, perché se è libera un potenziale non c'è, è sempre nulla. Allora un mezzo mv quadro è l'energia cinetica scritta in forma cartesiana. Facciamo la derivata rispetto a v, vi viene 2 per un mezzo mv. Sì. E quindi viene mv, quindi la derivata di L su dv è uguale a P, dove P è mv, cioè la quantità di moto, che viene chiamata anche impulso. Ci siete? Adesso l'azione è legata alla lagrangiana. Vabbè, è legata alla lagrangiana nel senso che è l'integrale, quindi l'azione è l'azione è primitiva rispetto alla lagrangiana, in un certo senso, no? È la primitiva. Se fate l'integrale è la primitiva. Sì. Però è un'integrale definita. E l'azione sarebbe. Adesso, aspetta, l'azione è azione. Ci siete? Se voi fate la derivata dell'azione rispetto allo spazio, qui è lo spazio-tempo, però pensate solo allo spazio. Avete da un punto di vista dimensionale questo fatto, l'azione diviso spazio, giusto? Quando avete lo spazio, qual è la grandezza coniugata che moltiplicata per lo spazio vi dà l'azione? L'impulso. Allora se avete azione diviso spazio dovete ottenere impulso, perché impulso per spazio vi dà azione. Ok? Allora, qui avete la derivata dell'azione, però stavolta state derivando non rispetto allo spazio, ma allo spazio-tempo. Allora, la parte che è legata allo spazio vi deve dare la parte dell'impulso, la parte che è legata al tempo vi deve dare l'energia, che però è la componente zero del quadro impulso. E quindi è tutta compresa lì. Poi c'è questo meno per esigenze. Quindi meno di S su dxi è uguale a P. La segnatura, allora in generale c'è una specie di criterio. Ci avete presente l'equazione del moto nella l'azione, poi che tu per ottenere l'azione fai l'integrale della azione infinitesima che è la lagrangiana per il dt, se non nel tempo ma no, perché stai derivando non rispetto alla variabile per cui è integrato. Su tutto, su tutto, cioè su tutto il volume è tra due istanti. Sì, stavo dicendo io, che se voi vi ricordate la forma dell'equazione del moto non in forma newtoniana, neppure lagrangiana, ma nella forma hamiltoniana, succede questo. Che la P è uguale a meno di H su D Q punto I. Scusa, su D H, cosa ho detto? P è uguale a meno di H su D Q punto I. Mentre invece la QI è uguale a D H su D P. Queste due equazioni accoppiate sono la, come si chiama?
ho sbagliato a dire, dovevo dire così, non la P, PI punto, cioè la derivata rispetto al tempo dell'impulso, che è la forza, è uguale a meno di H su di Q punto I. Invece la derivata Q punto I, che è la derivata rispetto al tempo della posizione, quindi le velocità generalizzate, sono uguali alla derivata dell'hamiltoniana rispetto all'impulso. Ora, mettetevi in una situazione facile. Cos'è l'hamiltoniana? L'energia totale. Quindi è somma di energia cinetica più potenziale. Però chi dipende dalla velocità? L'energia cinetica, non la potenziale. E noi stiamo per derivare rispetto all'impulso, che è legato alla velocità tramite m minuto. Allora, se fate la derivata di H grande, che è la hamiltoniana, in cui mi interessa solo la cinetica, che è un mezzo m quadro, e sto derivando per mv, no, quella non contribuisce, ma mi viene 2, cosa mi viene? Allora, se noi abbiamo la cinetica, derivando solo rispetto a V viene 2 radiano in mezzo, quindi mv. Ma noi stiamo derivando rispetto a mv, quindi dobbiamo dividere per una m. E quindi ci viene la V, pulita pulita. Ecco. E quindi ci viene la velocità. Per cui la seconda equazione della forma di Hamilton è legata alle esigenze matematiche di definire cosa sono le velocità generalizzate, le derivate dell'energia rispetto all'impulso. Invece la prima, che ha il meno, è il significato fisico, perché forza rispetto alla Hamiltoniana, che lì dentro quello che conta per le posizioni è l'energia potenziale, quindi è proprio la vera ciccia, no? E c'è quel meno. Allora, in virtù di questo aspetto dell'equazione del moto nella forma Hamiltoniana, uno si dovrebbe ricordare questo: quando c'è significato fisico prevalente, il meno appare, quando no, non appare generalmente. Quindi in un certo senso è per quello lì. Ora, questa equazione qui, scritta nella forma P di meno m quadra uguale 0, quando la esprimiamo secondo l'azione, si chiama equazione di Hamilton-Jacobi. E quindi, siccome qui c'è una bassa e una alta, dobbiamo farli tutti bassi, quindi ci vuole una g. Allora, questa qui è l'equazione di una particella in un campo gravitazionale, l'equazione di Hamilton-Jacobi. Un campo gravitazionale. Sì. Quindi g k è la metrica, s è l'azione, x i è l'evento, x i k è l'evento, meno m quadro c quadro. Quindi g esprime il campo gravitazionale. Sì, però non una forma diretta, ma nella forma che devi mediarlo, perché per avere l'azione diretta del campo devi arrivare al livello delle gamma. Quindi le G sono una specie di potenziale. Cioè, derivate, ma anche qualcos'altro. C'è anche la contorsione che fanno. L'equazione delle geodetiche sotto la forma 35, quindi queste equazioni qui, queste, se vengono risolte una volta che abbiamo specializzato le xk secondo le funzioni che dipendono da esse, sono equazioni differenziali che ti danno delle curve nello spazio. Queste curve sono le geodetiche ed è il percorso che sta facendo la particella. Qui, allora, xk sono gli eventi, no? Quindi x0, x1, x2. Ognuno di queste componenti gli metti una funzione rispetto a essa. Adesso hai equazioni differenziali di tutte queste funzioni rispetto a essa. Risolvi l'equazione differenziale per ciascuna componente xi e cos'hai? Una funzione esplicita del moto per quella componente. Queste, se le metti insieme, ti danno una linea monodimensionale dentro lo spazio-tempo qua. Quindi la soluzione di queste equazioni differenziali vi dà una curva. Sì. Questa curva si chiama geodetica, perché è il moto. Ma allora, quindi, cos'è una geodetica?
la derivata covariante dell'XI uguale a 0, quella è una geodesia. Ok, io sono con te. Perché quella D la potete far vedere come la nabla, e quindi avete la forma di derivata covariante moderna. Nabla I, sì, io ho firmato, e quindi siamo tornati. No, che cambia tu? Ma io non cambio mai idea. Però attenzione a questa. Questa particella che si sta muovendo nel campo gravitazionale, che cos'è? È una particella dotata di massa, vedete che qui c'è m. Quindi non è una particella di luce. Quello che si chiamano anche fotoni. Quindi le equazioni delle geodetiche sotto la forma 35 non sono adatte alla propagazione dei segnali luminosi, poiché lungo la linea di universo di propagazione di un raggio luminoso gli eventi che devi legare nella propagazione del raggio luminoso si chiamano eventi di tipo luce o eventi nulli. Perché? Perché la separazione spazio-temporale, il DS, è nulla. E quindi l'intervallo DS è uguale a zero. E allora quando vai a vedere questa forma qua, quassù, c'è un DS sotto, che è nullo, tutti quei termini vanno all'infinito. Non mi sono perso. Vabbè, tu stavi facendo altre cose. No. Grazie. Hai visto com'è? È prepotente sto ragazzo. No, non prepotente, stavo. Io ho firmato. Però quella è un'altra cosa. Quella è la definizione di cos'è una geodetica. E qui la sta facendo maneggiare. Va bene, allora, scusa, mi sono distratto un attimo perché. Allora, te lo ripeto Alberto. Se lo ripeto Alberto. No, le diceva che nella 38 la no, massa, sopra. Nella 35. No, sì. Sì, nella 38 come vedete c'è espressa la massa. Quindi la particella è una particella dotata di massa. Se è una particella di luce, la particella di luce ha massa nulla, se no non potrebbe andare verso la luce. Cioè sono le stesse condizioni, cioè se una particella viaggiasse alla velocità della luce dovrebbe avere massa nulla, altrimenti se la massa diventa zero non può mai andare alla velocità della luce, cioè la velocità della luce diventa una velocità asintotica per quella particella, ovvero diventa orizzonte degli eventi. Quindi se la massa è nulla, che l'equazione qua si riduce. No, non si riduce, no. È un par de bar. Siccome a questa ci siamo arrivati da quassù, in questa forma non possiamo usarla perché il DS è nullo. E ce l'abbiamo a denominatore, quindi non possiamo usarla. Perché se tu invece di guardare questa roba come derivato, te le guardassi come differenziale secondo diviso un quadrato di un differenziale, differenziale primo diviso un differenziale, differenziale primo diviso un differenziale, e poi ti dicono il differenziale che sto usando è nullo, capisci subito che quella equazione va all'infinito, è un'espressione infinita che non può essere maneggiata. Invece tu te le guardi come derivate e quindi no. Vabbè, adesso non so che, ma scusa, non ho capito. Se la massa sia nulla, no, 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 se la, non se la massa si annulla, non siamo partiti da lì. Se stiamo parlando della propagazione di un segnale luminoso, la particella in questione è nel campo gravitazionale ed è una particella di luce. Ha massa? No. Massa a riposo, si intende, la massa intrinseca? No, è nulla. Ma le particelle, anche se in realtà aspettate, io ho introdotto un altro concetto e non me ne sono accorto. Qui non dobbiamo guardare se la massa è nulla. Siccome è un raggio luminoso, siccome è un segnale luminoso, come si propagano i raggi luminosi dentro lo spazio-tempo? Attaccandosi, partendo da un evento DS è zero. Cioè, tutti gli eventi che lega. Il propagarsi del raggio luminoso sono eventi nulli, cioè col DS uguale a zero. Allora nella forma sopra va tutto. Nella forma sopra ha più senso. Quindi non possiamo usarla per la propagazione della luce.
quella forma lì. Non che non c'è l'equazione del moto lungo una geodetica nel campo gravitazionale di una particella di una particella di luce. No, no, a massa nulla l'ho introdotto io e ho sbagliato. Ok, allora chiamata la velocità della vita. Sì. Cioè, se il VS è nullo. Adesso guardate come si gioca. Per mettere l'equazione del moto, in questo caso, sotto una forma adeguata, utilizziamo il fatto che la direzione della propagazione di un raggio luminoso in ottica geometrica, e voi me l'avete fatto saltare, quindi l'avete persa, no? È determinata. L'ottica geometrica. Adesso per mettere l'equazione del moto. Queste informazioni le avremmo viste, trattate, analizzate se continuavamo a fare tutti i notebook fino ad arrivare poi alla relatività generale del 31, no? Ma abbiamo saltato 4-5 notebook. Ma è lui che l'ha chiesto. No, lui ha detto, ma vabbè. Però c'è. Quindi io ero tranquillo, perché quando l'abbiamo saltata, siccome sapevo che c'era il riferimento, mi ero detto nella mia testa, beh, quando arriviamo lì al riferimento prendiamo quello. Però mi sembra brutto adesso farlo, quindi stasera dico. Rendo, si riprende. Allora, se non vi creano grossi problemi, ci pigliamo le informazioni che ci sono qua, che ci sono poche, e andiamo avanti. Altrimenti, se quelle informazioni che qua vi mettono fuori pista, andiamo su quei notebook e andiamo a vedere cos'è. Comunque, in quei notebook viene definito il quadrivettore d'onda, che è l'equivalente del vettore d'onda a livello tridimensionale. Che cos'è? È ben chiamato con K ed è semplicemente questo. Voi avete gli eventi XY, loro dipendono da un parametro qualsiasi. No? Di solito, se fossimo in geometria differenziale, il parametro naturale secondo cui dipende una certa funzione viene chiamato arco lunghezza, ed è la S, che per noi l'arco lunghezza è la propagazione della luce. Ma adesso proprio quello dobbiamo trattare, allora dobbiamo fare in modo che la rappresentazione secondo un parametro non sia quella del parametro naturale. Se no va di nuovo DS uguale a 0 e siamo di nuovo punto a capo. Allora prendiamo un parametro qualsiasi che lo chiamiamo lambda, ma lambda è così generico. Allora le KI sono le DXY diviso di lambda, questo è quello, è il risultato dell'ottica generica. Lambda è un parametro che varia lungo il raggio, che è il raggio luminoso che si sta propagando, no? Quindi potete accettarlo questo livello o no? Cioè dobbiamo nel senso che lambda lì funziona, oppure è un... volete degli esempi? Io ho capito il senso di come mai non si può prendere l'arco, perché allora, si prenderebbe la stessa ipotesi. Il punto concettuale è questo. Questo lambda non coincide con S. Basta che sia non coincidente con S, allora lo posso usare e calcolare la derivata. A questo punto, anche se sto trattando un raggio luminoso, è il DS che va a zero, non il D lambda. Chiaro? E quindi non incontro con l'infinito. Ora, quando abbiamo il vettore d'onda, c'è fatto, in relatività ristretta il vettore d'onda non varia lungo il raggio luminoso che si propaga nel vuoto. Quindi il DKI è nullo, se non varia, il KI è il quadrivettore d'onda. Lui, mentre si sta spostando la particella lungo il percorso della geodetica, che è il percorso luminoso, il KI non varia, quindi il KI è nullo. Vedi 24.1, che è il notebook.
Secondo me c'è un serio problema. Certo, perché il DKI vuol dire che è tangente alla traiettoria. Sì, ma quello vuol dire che la luce è da mezzo due luce di due mezzo del sistema. Quindi, non ho capito che ha detto Oreste. Che la propagazione della luce è indipendente dal sistema di riferimento che si sceglie. Questo è DKI uguale 0. Certo, sì. Ora attenzione, il DKI uguale 0, che è la condizione sul vettore d'onda del raggio luminoso lungo il percorso del raggio luminoso, è il differenziale tradizionale. E quindi siamo in relatività ristretta, spazio-tempo piatto, non c'è il campo gravitazionale, non c'è una metrica curva, c'è una metrica piatta. Adesso mettiamoci il campo gravitazionale, quindi la metrica è curva. E cosa dobbiamo fare? Al posto del D piccolo tradizionale dobbiamo usare il D grande covariante. E quindi prendiamo pari pari il DKI, gli mettiamo il D grande e viene questo. Questo è il moto di chi? Di una particella di luce, ovvero di un raggio luminoso che si sta propagando in un campo gravitazionale lungo la geodetica di questo campo. Mi piace, mi piace molto. È sempre di nuovo l'applicazione della particella di Coulomb. DKI uguale 0. Adesso dobbiamo scrivere il DKI. Allora il DKI dice K è una funzione, da chi dipende? Da lambda, bene, che è un parametro tal dei tali. Ora il D grande viene sostituito con quell'operatore che è derivata rispetto a lambda del KI più gamma I KL, che cosa? KK KL uguale a 0. Beh, guarda che io cerco di farvi ricordare, ricordatevi che la gamma ha due indici bassi, quei due indici bassi devono essere ammazzati, no? E quindi l'unico che te li può ammazzare è il K, una volta con la K come indice e l'altra volta come L. Chiaro che ci sono due. Ma non c'era se ci metti il differenziale lo vedi che va a zero. Non c'è, poi ma non te ne frega niente. Ma non c'era, quindi guarda, è scritta qua su. C'è la derivata. Sì, questo è il pensare, la derivata. Ma la derivata è rispetto a DS. E qui la derivata è seconda, invece qui la derivata non è seconda, è la derivata prima. Quindi torniamo su e guardiamo la forma senza la derivata seconda. Ecco, questa forma qui. Allora, che ancora. No, sì, infatti, questa qui è una forma strana, perché quella è una UI. Questa è quella illuminato, è una UI. Quindi se al posto di UI ci mettete K, qui verrebbe KK e qui KL. Cioè quella scritta. Ah, sì, certo. Perché tu. Vedi il gioco com'è? Invece di andare con la piegatura a un livello più profondo, rimane un po' più su. Alla piegatura della derivata prima. E allora non c'è più tanti problemi. Allora, ecco qui, di KI di derivata rispetto a L, oppure rispetto al differenziale lambda, più gamma IKL, KK, KL uguale a 0. Ora, quando uno si chiede, ma lambda che cavolo è? Lambda lo determini se risolvi questa equazione differenziale, è risolto da quell'equazione, quindi questa equazione è definitoria per il lambda che hai scelto, no? Lambda è determinata da questa stessa equazione. Non dovete confondere i problemi matematici con i problemi fisici. Sì, io concettualmente ho capito. E basta, quello lì è il livello che bisogna capire adesso. Dopo, quando faremo le applicazioni che ci servono. Nel senso, quell'onda lì. C'entra con la lunghezza d'onda? Quando lo si piglia e lo si prova a far agire è una nostra scelta. Esatto. E quando si passa al livello della 39 della determinazione se quella roba lì non diventa uguale a zero, quel lambda che hai scelto non va bene. Però in realtà non è che avendolo scelto non bene gli risulta diverso da zero. Qualunque scelta fai di lambda, perché non sia S, io ho detto questo, ho detto ti va bene. Infatti lo sto dicendo. Sì, bene.
Però il punto è che uno si chiede, ma l'anda che ho scelto cosa deve soddisfare? Questa equazione, quindi è determinata da quell'equazione lì, l'anda, no? Perché deve soddisfare quell'equazione. Cioè il concetto è, se voi scegliete un lambda e questa equazione non viene soddisfatta, cambiate. No, io l'ho capito tutto, questa equazione serve ad insegnare i K, che sono i quadri vettori d'onda. No, questa equazione ti determinerà il moto del raggio luminoso. K non è il moto del raggio luminoso, è il quadri vettore d'onda. Il quadri vettore d'onda è il raggio. No, perché tu avrai il moto quando da K passi alle XI, quindi se non vai a livello dell'evento, il livello oggetto, il KI che è sopra. Ma non perdiamoci sempre queste cose, alla fine è K o XI, come cazzo ti pare, è il quadro vettore d'onda. Allora, la 39 è falsamente un'equazione al primo ordine differenziale, è al secondo ordine rispetto a lambda quando passi agli xi, perché qui ci devi mettere dxi su di lambda, quindi questa diventa derivata seconda, e qui ci viene dxk su di lambda e qui dxl su di lambda, e quindi è un'equazione, però determini x, determini x, sì, va bene. Non K, K, non K. Ma se sono legate a quello, è una volta che io non posso più. Ogni volta mi dice sta cosa. Mi sembra un dettaglio, è scritto qua, l'ha scritto tu, non ho scritto io, è scritto che K è uguale a X su A, quindi c'è un legame stretto tra K e X, punto, è scritto lì. Ma, allora, è scritto lì, ma tu l'hai usato in modo improprio dicendo che l'equazione 39 individua il K, non è vero, sì, io perché io per risolvere quell'equazione devo passare a livello delle x, trovo le x e poi faccio quella derivata, sì, ma non è la stessa cosa. Va bene, diciamo c'è un passaggio in più, ma alla fine tu con questo non è un passaggio in più, con questa equazione definisci la traiettoria, questo voglio dire. Sì, ma la traiettoria non è determinata da K. Lo so che non è di no, tu hai detto allora, individua la traiettoria, ok. E questa traiettoria secondo me dovrebbe essere individuata indipendentemente da lambda. Oh, andiamo al punto. Come indipendentemente, cioè, da lambda? Qualunque lambda scelto. Qualunque lambda scelto devi certo, qualunque stessa. Purché la 39 sia soddisfatta. Certo. E cosa è un'ora che stiamo dicendo. Ma qualunque lambda purché. C'è scritto che lambda è determinato da queste equazioni, no invece. E se c'è un lambda. Mi sembra che no, nel senso che state dicendo la stessa cosa. Non è determinato da questo. Allora, supponiamo di avere di fronte una lista di lambda da scegliere. Qual è il criterio della scelta? Prendo il primo, costruisco la 39, guardo se è soddisfatta, dico no, questo lambda non lo piglio perché non è soddisfatto. Guardo il secondo, vedo che quello è soddisfatto, dico questo lo posso prendere. Guarda il terzo, non è soddisfatta? No, e così via, capito? Quindi questa è la condizione che determina quale lambda prendere. Che determina quale lambda prendere. Cioè, nel senso, io l'ho capita così, nel senso che. Io se la mettete così, se proviamo solo a trovare un lambda che è l'unico della roba lì, secondo me sono un sbattuto di d'accordo, perché secondo me con qualche lambda che azzera quella differenziale, non sai chi c'è trovato. L'equazione qua, lambda che è nulla, comunque con l'equazione c'è, a questo punto la persona non mi sa più cosa fare, la legge comunque. No, no, sta impoverendo tutto il ragionamento. No, sta impoverendo. Adesso siamo in questa frase che la impoverisce, perché dice troviamo il lambda e va tutto a posto. No, invece. Io voglio che quella che la traiettoria venga definita, comunque tutti i personaggi, questo mi sono. Più sono capo, meno il problema. Senso come vi dicono. Allora, il quadrato del quadro vettore d'onda è nullo. Quindi c'è quello che si chiama il prodotto scalare del quadro vettore d'onda, no? Quindi KI basso, KI alto è uguale a zero. E però questo lo capiamo nell'ottica geometrica che andiamo a vedere la 21.1. Quindi pigliamola per buona. No? Sostituendo in questa espressione
lì, si può capire, si può intuire, diciamo, il padre direttore Tonda si parla, io vado a prendere cosa del 21. No, è arrivato il direttore, quindi? Dicendo che no, se vi va bene come stai dicendo tu, usatelo, io cosa vi devo dire? 21. Questo è il 21 e questo è il primo. Ecco, vedete che introduce KI nella forma separata di VAI, la parte temporale e la parte tridimensionale. Poi con questi KI XI scriviamo quella che si chiama la fase dell'onda, no? E poi risulta proprio che KI XI è uguale a 0, però questo non è ancora il KI, il KI. Qui ci sono i vari K, le omega. Cosa citava lì? Dov'è? No, 21 1 vuol dire soltanto il paragrafo, e ce n'è, perché questo è il 2, quindi è quel paragrafo lì, però che strano, non l'ho trovato. Però questa in realtà l'abbiamo fatta, perché sono le onde monocromatiche piane nelle onde elettromagnetiche. K è questo scritto in forma tridimensionale. Poi se ci aggiungiamo la frequenza abbiamo il KI. No, questo è il KI, è il numero d'onda. Però nella forma tridimensionale è il numero d'onda, nella forma quadridimensionale è il numero d'onda, parte spaziale, più omega, che è la frequenza. Quindi la il numero d'onda possiamo vedere come frequenza spaziale. Sì. Allora, non è legata all'altro K. Qual è l'altro K? Il KI del 32 è il KI, cioè il quadro dimensionale in cui la parte spaziale è il numero d'onda. Ma lambda non è la lunghezza d'onda? No, ho detto questo. E allora cosa c'entra? Quindi come fai a dire che il K dell'articolo del numero deve essere uguale al numero d'onda? È semplice, perché qui non ci stiamo preoccupando da cosa dipende il K. Ma se dipendesse, dipenderebbe da quel lambda che avevamo scelto là. Tutto lì. Io non è io non aspettavo, non mi avete aspettato il numero d'onda, il K là. Allora, gli abbiamo detto che quel K è il quadrivettore d'onda, quindi è la generalizzazione relativistica del numero d'onda tridimensionale. Poi l'abbiamo visto qui, ecco. Torniamo alla definizione di vettore d'onda e introduciamo il vettore d'onda quadridimensionale strutturale di componente KI uguale forma separata omega diviso C K. Questo KI è quello che è. Allora, questo a cosa riguarda? Un'onda monocromatica elettromagnetica, cioè luce. Quindi che me ne frega se è o non è luce? È luce, sia qua che là. È luce, quindi il fatto fisico che quella è luce, devo usare questa forma anche là. Però non trovo il KI col KI con se stesso, che sia. Vabbè, ma guardiamolo qua, che scemo, basta guardarlo qua. Come si deve scrivere il KI con l'I basso? Omega fratto C rimane, questo diventa meno, giusto? Allora viene fuori che KI viene omega quadro C quadro meno K quadro. Ma siccome dov'è definito il K da solo?
siccome il K da solo tridimensionale è dato come omega, C fra, omega fratto C per la direzione, il K quadro è omega quadro C quadro, per cui abbiamo omega quadro C quadro meno omega quadro C quadro, 0. Ve l'ho dimostrato. Vabbè. Quindi possiamo chiudere. Allora, questo qui è 0. Adesso c'è l'altro problema. Siccome KI, diciamo, se andiamo un attimo nella quantistica, il K, se lo moltiplicate per H, H tagliato, è l'impulso. No? Giusto? Non sei d'accordo? H diviso 2 più greco. È l'abbreviazione che usa Biorati. Allora, H tagliato vettor K tridimensionale è P vettore tridimensionale, che è l'impulso. Allora, il concetto è questo: se voi avete un qualcosa, lo derivate rispetto allo spazio, cioè se voi avete l'azione e la derivate rispetto allo spazio, cosa ottenete? L'impulso, abbiamo detto prima. Adesso l'azione la pigliamo come psi, che è una funzione che si chiama iconale, che è senza dimensioni, moltiplicato H tagliato è l'azione, no? Perché H tagliato è il quanto di azione. Allora H tagliato psi è l'azione derivata rispetto allo spazio, vi dà l'impulso, cioè il KI, perché divido per H e ottengo il KI, cioè il P diviso H tagliato è il KI. Quindi l'iconale è la forma dell'azione in unità d'azione di quanto d'azione, di H. Perché se no dovremmo andare a vedere cos'è l'iconale. Sostituendo in questa espressione di psi su di xi a KI, psi è l'iconale, si trova l'equazione dell'iconale in un campo gravitazionale nella forma. Cos'è l'equazione dell'iconale? Se fossimo a livello di relatività ristretta o newtoniano, l'iconale è la forma dell'onda. La forma. Ci siete? Vi è sufficiente questa informazione? Non sta pensando a quello che ho detto io, sta leggendo il testo. Io mi sono staccato dal testo per dire. Io sono uscito dal testo per dirvi una cosa. Vi ho detto questo: siccome dovremmo leggerci il 21, 22, 23 per capire cos'è l'iconale, sto cercando di dirlo in una forma semplice. Avete due onde elettromagnetiche, hanno forme diverse, hanno iconali diverse, capito? È la forma d'onda. Ma tu stai parlando della psi come funzione d'onda, non è la stessa. La funzione d'onda quantistica, quella di Schrödinger, è una cosa che deriva da questo concetto, ma è un'altra cosa. Ma sempre un'onda. L'onda quantistica è lo stesso. È comunque una funzione d'onda. La funzione dell'onda elettromagnetica è la forma di onda elettromagnetica. No. Esiste un concetto che si chiama forma d'onda, però se uno non ce l'ha è chiaro che non posso usarlo come elemento per dire guarda che quella è la forma d'onda. Ma allora lui non mi deve aggiungere forma d'onda quindi funzione d'onda, perché se no non va bene. Diciamo che è la forma d'onda. Allora devo andare di nuovo su questo qua. Io adesso non mi ricordo cosa dice per l'iconale.
Allora, vi ricordate che nell'ingranaggio per la funzione d'onda si usava o il campo elettrico o il campo magnetico, per avere la forma. Quindi usando la F, che vuol dire o scegli la E o scegli la H, la F ha quella forma in cui avresti il coseno e il seno, no? Con la formula di Eulero abbiamo la E. Ecco, F uguale a E I psi, eccola dov'è. Questa psi è l'iconale. Quindi l'esponente che diventa un argomento del coseno, no? L'angolo, quella roba lì. Quindi forma d'onda, perché è l'angolo. Va bene? E da questa viene fuori tutto il resto. Vedete che quindi K è il gradiente della psi. Il vettore d'onda è il gradiente della psi. Se invece fate meno derivata rispetto al tempo della psi, ottenete la frequenza. E quindi questo vuol dire che se gli date una dimensione, psi ha la dimensione di un'azione, no? In realtà non lo è perché non abbiamo moltiplicato per H, ma se qui moltiplichiamo per H abbiamo H omega, che è l'energia. H psi è l'azione, solito problema. L'equazione dell'iconale è questa, va bene? Posso chiudere? Allora, la forma dell'iconale diventa questa. Sì, è uguale a quella che abbiamo appena visto per un fattore secondo, con l'attaccato del giro di faccia. Sì, questa è una cosa incredibile. Ma questa è una cosa credibile. Incredibile? Eh sì. No, incredibile perché la relatività generale cambia tanto la fisica, però questa roba Però qui questa no. roba qua no, certo. Era quello che intendevo dire, di Sì. incredibile. Ma incredibile avendo il punto di vista fenomenologico newtoniano, non dal punto di vista profondo della fisica. Dal punto di vista profondo della fisica è giusto che sia così, per quello che stai dicendo tu, perché stai dicendo stiamo rivelando una simmetria della natura, ma è già il pensiero post-einsteiniano questo. Tutto lì quello che volevo dire. Comunque lasciamo perdere i paradigmi, d'accordo. Nel caso limite delle velocità piccole, le equazioni relativistiche del moto di una particella in un campo gravitazionale si devono ridurre alle equazioni corrispondenti non relativistiche, giusto? Inoltre bisogna tenere presente che l'ipotesi fatta sulla piccolezza delle velocità implica un fatto. Come fanno le velocità a essere piccole e a mantenersi piccole? Perché il campo gravitazionale non è molto intenso, perché se fosse intenso provocherebbero accelerazioni grandi e le velocità da piccole diventano grandi, giusto? Quindi implica che il campo gravitazionale stesso è debole. Debole vuol dire che non è di un'intensità tale da portare le accelerazioni a certi livelli da uscire dal regime delle velocità piccole. In caso contrario, una particella che si trovasse in un campo forte, cioè non debole, acquisterebbe una grande velocità, che va fuori dal limite di piccole velocità. Ci siete? Ho troppo contorto. Vediamo come è legato in questo caso limite il tensore metrico GIK al potenziale non relativistico φ del campo di gravitazione. Che cos'è questo φ? Scritto in forma che voi conoscete, cioè newtoniana, questo φ, ve lo scrivo qua così ce l'avete sotto gli occhi. φ coincide con G grande, che G è la costante di gravitazione universale, la costante di Newton, per la massa diviso R. E ci vuole un meno? No, non so. Sì, Non so da che parte tira ci vuole un meno, perché è a questo. Perché tira di tre. parte, non spinge il Allora, sentite, se derivi rispetto a R, ti viene già un meno, giusto? Perché la derivata di 1 su R è meno 1 su R quadro. Con questo meno davanti diventa più. Ma siccome il gradiente che devi usare, devi metterci un meno davanti, ti viene finalmente un meno e la forza è altra Sì, fila. perché ha Va bene. In meccanica non relativistica, il movimento di una particella in un campo di gravitazione è determinato dalla funzione di Lagrange 33, che ora la scriviamo nella formula. L uguale una costante che ha la forma meno mc quadro per esigenze, poi un mezzo mv quadro e poi la parte legata al potenziale che è meno φ. Scusa, questo mc quadro. Allora, siccome quando noi abbiamo una lagrangiana,
Se gli aggiungiamo una costante qualsiasi, tutto il moto è lo stesso, gli abbiamo aggiunto una costante, che però poi ci serve. No? Avendo aggiunto la costante meno mc², il potenziale φ è determinato a meno di una costante additiva arbitraria. Sottintenderemo sempre quella scelta naturale di questa costante che fa sì che il potenziale si annulli lontano dai corpi che creano il campo. In pratica, vedete qui, se andiamo a R infinito, questo va a zero. La lagrangiana non relativistica in assenza di campo è senza questo meno mφ, per cui è una costante più un mezzo meno quadro, è esattamente quella alla quale si riduce la lagrangiana relativistica corrispondente. Infatti, se scriviamo la lagrangiana relativistica, la dobbiamo scrivere così: L uguale meno mc per cosa? Per c radice di 1 meno v quadro su c quadro di t, c di t. Ci siete? Lì c'è la DL. Aspetta, te la dico in un'altra forma più facile. L'abbiamo visto all'inizio. Meno mc di s. Questa è la lagrangiana senza l'integrale, è meno mc di s. Ora il ds cos'è? C di t radice di 1 meno 1 quadro su c quadro, quello che abbiamo appena scritto. Vedi? Quindi una c si attacca alla c nel caso limite in cui v su c tende a 0. Quindi questa è la forma relativistica. Questa è la forma non relativistica. Questa è la forma relativistica. Se adesso però l'approssimiamo nel caso v su c che tende a 0, otteniamo questa. Ecco che quindi è giustificato aver messo questo meno mc quadro, perché togliendo il campo gravitazionale otteniamo già la forma newtoniana, che è quella che otteniamo direttamente approssimando le velocità piccole alla lagrangiana relativistica. Cioè, noi prendiamo la lagrangiana relativistica, questa, gli approssimiamo velocità piccole, questa condizione ci porta a questa, che è già la forma della lagrangiana tolto il campo gravitazionale. Ora, l'azione non relativistica S per una particella in un campo gravitazionale possiede dunque la forma S uguale integrale di L in dt. Allora dobbiamo prendere la L che è questa e mettere. Allora, prima mettiamo meno mc fuori, quindi ci rimane una c dentro. Poi la m va via e ci viene un meno. Il v quadro è diviso c e il 2 c'è. Quindi questa qui è la parte cinetica, energia cinetica classica. E poi meno m va via e φ diviso c. E quindi questa scrittura, questa è la L. Che la L cos'è? Perché no, va via nel senso che è qui fuori. Non che va via del tutto. Questa forma qui quindi è la lagrangiana non relativistica. D'accordo? Cioè moltiplicato per meno mc, però questa è la forma della lagrangiana. Non è chiaro? Cioè, è da lui. 42 è la lagrangiana non relativistica immersa in un campo gravitazionale che è data dal potenziale φ. Questa è la forma della lagrangiana non relativistica col meno mc davanti. Fine. Adesso se facciamo il confronto tra questa forma non relativistica e la forma relativistica, per analogia capiamo che ds è uguale a c meno del quadro su 2 fratto c più φ fratto c in dt. Chiaro? Confrontate. Cioè il ds è tutto ciò che sta sotto il segno integrale sopra. Adesso a me cosa serve? Capite che c'è il ruolo delle non relativistiche e delle segne non relativistiche. Questa è la forma relativistica. Ora, è chiaro che questa è l'azione, quindi l'azione è sempre la stessa. Però a regime di piccole velocità la forma relativistica piglia questa forma. Quindi per questa persona qua deve valere anche questa cosa.
Sì. No, 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 ma questa equazione qua non relativistica mi individua sì, il DS nella forma non relativistica, cioè nella forma approssimata. Questa non è quella relativistica, questa è la forma approssimata, cioè quella classica. Ah, nel caso limite. Nel caso limite. Quindi il nostro DS in approssimazione non relativistica è C meno V quadro su 2C più Φ fratto C in D. Adesso, siccome mi interessa il DS quadro, eleviamo il DS al quadrato, il DS quadro. Allora dobbiamo elevare al quadrato tutto questo. E quindi viene... Ma che cosa fa? E non so perché. E fatemi un bocca a bocca. Non so se dipende solo dal controllore. Non è che la lampada... Mi hai sparito il monitor? No, non fare... A te ti sei spento? No, no, io lo vedo benissimo. Non fare il gufo. No, no, non tu, chiesto, lui, ma non tu, lui non che dice. Non so, non so, è specialmente caro. Vabbè, mi sembra che adesso sia tornato bene. Sì, allora, DS quadro uguale. Il quadrato di questa roba, quindi C quadro e ce l'abbiamo. Poi Φ quadro su C quadro. No, aspetta, adesso facciamo il doppio prodotto C per Φ fratto C per 2, quindi eccolo qui, 2 Φ. E questo è retto dal DT quadro. Quindi qui c'è il quadrato del primo termine e il doppio prodotto. Poi adesso vediamo questo cosa succede. Se fate il quadrato di questo... No, dobbiamo fare il quadrato di Φ su C. E viene Φ quadro. Forse conviene che lo facciamo davvero. No, questo si può. Allora, vedete che qui abbiamo un quadro su 2C. Lo dobbiamo... Allora, questo è un trinomio, quindi bisogna fare tre doppi prodotti. Sì, non uno solo. Non fai ammazzare un quadro qui fatto 2C quadro. Il C quadro. No, no, qua, no, prima devi fare un prodotto misto tra questi due. Sì. E ci viene, il 2 va via, il C va via e viene soltanto V quadro. Un quadro medio. No, ma V quadro da solo, questo è sempre DT quadro. V quadro per DT quadro fa sempre DR quadro, quello qua. Quindi viene fuori il meno. Mentre invece il resto va tutto via. Di conseguenza, quando adesso noi leggiamo questo, questo qui è il DS quadro tutto, perché c'è la parte temporale e la parte spaziale, la 43. Ma a noi interessa soltanto la parte temporale, perché quella è il G00. La componente G00 di tensore metrico è C quadro messo in evidenza, quindi 1, più 2 Φ su C quadro. Quindi il nostro G00 è 1 più 2 Φ su C quadro, la 44. 2 Φ... è il potenziale newtoniano, quello che vi ho scritto qua. Quindi il G 0, 0, metto la virgola perché compaia, è uguale a, aperta la tonda, 1 più frazione, sotto ci devo mettere 2 C pare, o no? No, no, devo C quadro, non 2 C, quindi via il 2. E sopra devo fare, due, avete detto 2 Φ, no? Quindi 2, poi il meno e poi G, poi c'è la M e poi fratto R. Questa cosa qui carina, vedete il G00 che dimensioni ha? No, 1 non ha dimensioni. Quindi questo non deve avere dimensione. Vediamo se è vero. Allora, il 2, quando guardiamo le dimensioni, non ci serve. Adesso, la prima cosa da fare è dare a M... No, dare a G, a lui... No, ma G sa tutto. Cioè, il sistema sa tutto. M non sa di te. No, se non diciamo, è una massa. Certo, è una massa. Oh,
che la velocità è già. Sì, è la R che non c'è. È la R. R? Che cos'è R? È una distanza. E quindi li abbiamo inseriti. Il giro sta. Ma è successo qualcosa? Non... Perché è sicuro? Perché sta eseguendo, vedi che sopra c'è la RAM. Però mi sono usciti fuori i numeri qui, sono tutti via. Che prima era 291, quindi è successo qualcosa che ha disperso le cose. Sì. E adesso devo aspettare. Io sento quello lì che scrive, non so perché. Scrive alla fidanzata, no? No. Adesso non scrive più. Di cosa? Dai, non aspettare. Dai, ok, fermiamoci qua, dai, io la chiamo nella loro. Comunque va bene, tutti i cori sono.